condivideremo con voi questa serata, perché mettere a confronto è sempre una cosa ganza. È una cosa ganza anche perché io nasco da una famiglia di agricoltori, viticoltori, e si sente, vero? Non sono abituata a parlare, sono in cantina, quindi non sono molto. Bene, perfetto. Dentro, brava. No, si appoggia, no, no, aspetta, si mette la cassa. Vai, buono. Ah, ok. Quindi io nasco già, che tutti dicono, va bene, sei la figlia, era facile che tu stasera fossi qui a parlare delle anfore, del vino. In realtà io fino a 7 anni fa non sapevo né cos'era un'anfora, né cosa fosse il vino davvero, perché ho sempre odiato fare vino, visto che i miei genitori me lo buttavano dentro nella testa. Poi ho scoperto che era una mia passione, ho scoperto che nelle nostre tre aziende, che fino allora me ne fregavo dal francesismo, ma altamente, volevo fare ingegneria, volevo andare via dalla mia famiglia perché era un continuo solo parlare di vino. Poi ho scoperto le nostre tre aziende, perché noi abbiamo tre aziende, una nel Chianti Lupina, che si chiama Castello del Trebbio, una a Superedo che si chiama Tenuta Casadei, e una in Sardegna, vicino a Cagliari, che si chiama Odianas. In queste tre aziende ho scoperto che c'era dentro anche della mia passione, non solo dei miei genitori, e questa passione l'ho scoperta grazie alle anfore. Le anfore che i miei genitori hanno scoperto, ovvero mio babbo, durante un viaggio in Azerbaijan, poi è andato in Georgia, ha scoperto queste anfore, se le ha portate dietro, ha organizzato, se le ha portate in cantina, e io me le sono trovate in cantina. Lavoravo lì in cantina solo per il fatto, una questione di soldi, perché mio babbo non mi voleva dare i soldi, e appassionandomi ho capito che volevo capire cos'era questo vino. E mio babbo una cosa mi ha detto: allora, io non ti posso aiutare perché non hai studiato, però vai dietro a queste anfore, guarda come arriva l'uva, inizia a starci dietro e capirai cosa vuol dire far vino. E grazie a un contenitore come le anfore, un contenitore piccolo, noi usiamo anfore da 800 litri, quindi sono contenitori comunque che ci puoi stare dietro davvero, ho capito la mia passione era il vino. Oggi ora io parlo tanto e parlo forse anche con raccontarvi, c'è tanto da raccontare perché è una cosa che mi appassiona, soprattutto perché questa linea di anfore che assaggiate oggi è una mia linea col mio nome, perché a un certo punto io, siccome ho sempre voluto staccare dalla mia famiglia e ho capito invece che era impossibile visto che la passione era la stessa, dopo 2 anni ho chiesto a mio babbo se potevo fare io una mia linea che mi seguivo io, così che imparavo piano piano cos'era il vino, se era davvero quello che volevo fare, che oggi sono sicura che la mia passione è il vino, ma soprattutto capivo cosa ti dà il vino e l'anfora in sé. Ho voluto fare solo varietà in... scusate, ma sono stanca morta. Ho voluto fare varietà solo al 100%, quindi solo varietà che io potessi anche imparare cosa voleva dire quella varietà lì. In questo caso stasera si sta assaggiando il Trebbiano. Il Trebbiano viene dal Castello del Trebbio, nel Chianti Lupina. Abbiamo voluto valorizzare questo vitigno che è il Trebbiano perché volevamo dare un carattere a una varietà che comunque tutti conosciamo ma non è mai stata davvero valorizzata, almeno qui nel Chianti Lupina, perché prima ci usava per mettere nel Chianti, e abbiamo scoperto che l'anfora ha aiutato con lunghe macerazioni, quindi a contatto con la buccia, questa varietà che ha fatto 120 giorni in anfora. E se avete domande, non lo so. Brava! Allora, visto che vedere il bicchiere, le gustiamo per primo. Allora, il carattere... Signori, vi interrompo solo 3 volte, ma per queste 3 volte voglio silenzio, perché se uno sussurra là in fondo, qua dentro non si sente niente.
noi rompiamo coglioni su questo, ci sono tante altre degustazioni, qui quando si parla, parla il produttore, si sta in silenzio. Allora, Trebbiano, una delle varietà bianche più importanti in Italia sul mercato globale, è il più famoso e più importante, quello d'Abruzzo, ed è anche quello che viene meglio perché è stato piantato nei terreni migliori. In Toscana, come diceva Elena, il Trebbiano alla fine è sempre stato usato, vabbè, per fare bianco, per tagliare il sangiovese, fare un Chianti, non è mai stato dato veramente la ribalta che aveva, forse aveva bisogno. Oggi si sta cominciando a fare di niente, a fare degli scassi, proprio pensando a fare un grande bianco, perché la Toscana ha grandi bianchi, ma sono tutti a base Chardonnay, il Vermentino arriva fino a un certo punto, ma probabilmente non verrà il grande bianco toscano dal Vermentino, dal Trebbiano potrebbe succedere. Quindi questo è un esempio di cosa può fare il Trebbiano. Trebbiano se gli viene dato una bella esposizione, delle belle attenzioni, e in questo caso vedete che l'anfora, il Trebbiano normalmente è abbastanza neutro, invece e spesso per valorizzarlo si mette il legno, dopodiché sta solo di legno, quindi non è esattamente valorizzarlo, è un po' mascherarlo. Invece in questo caso viene fuori questo bellissimo profumo di ginestra, di pesca, con sensazioni fruttate molto ricche, e questa proprio floreale di campo, sentura ginestra, si può dire il delle sensazioni di rosa, tè, camomilla, note molto calde e anche molto soavi. A livello di palato sentite, le sensazioni sono sapide, ricche, non ha assolutamente nessuna sensazione alcolica, il corpo c'è ma è come se sparisse un attimo dopo in bocca, e funzionava anche benissimo su questo crostino. Il crostino si dice sempre è white al rosso, ma poi non è troppo l'amaro, quasi quasi ci mette un mizzanto, i bianchi spariscono, questo bianco non sparisce sul crostino, proprio perché c'è questa struttura che gli permette nell'anfora di prendere aria e quindi sviluppare profumi senza perdere fibra, perdere la sua sostanza, la sua caratteristica. Quindi questo è un esempio dove il Trebbiano, l'anfora, probabilmente potrebbe aiutarci a fare veramente un grande vino. E parlando di Vermentino, scusa Gabriele, ho appena